It is a big idea. A new world order. Un nuovo ordine mondiale. A new world order. Of a new world order. 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 Un nuovo, più giusto e più sicuro ordine mondiale. Vi è un governo ombra con il proprio esercito, le proprie navi, i propri fondi, capace di manipolare l'opinione pubblica, libero da ogni controllo e dalla legge stessa. Negli anni 90 chi governava? Una setta di pazzi, illuminati e fanatici. Europa, non dobbiamo sorprenderci che l'Europa abbia bisogno di crisi e di gravi crisi per fare passi avanti. Monsanto ci ha dato i PCB, la diossina e l'agente arancio, e ora vogliono donarci gli alimenti geneticamente modificati. Quando una scarica di microonde viene assorbita dall'organismo, l'energia si trasforma in calore, causando l'espansione e la successiva contrazione dei tessuti una volta riequilibrata la temperatura. Se il fascio di microonde viene diretto alla testa, le espansioni e le contrazioni genererebbero un suono intermittente, traducibile in parole. È la rapida ascesa dello Stato nazista globale, fatto di imposizioni, di una sorveglianza costante rivolta a una popolazione dotata di microchip e di un potere centralizzato su scala mai vista prima al mondo, in tutta la storia conosciuta. Le posso chiedere se è massone? Non so bene cosa sia la massoneria, so certamente di non essere massone, e non saprei neanche come valutare i massoni. E il motivo degli alimenti geneticamente modificati è che vogliono modificare geneticamente noi, vogliono semplicemente scombinare il nostro DNA. E chi è stato l'uomo dell'aspartame? Chi l'ha immesso nel mercato? Donald Rumsfeld, il segretario della difesa americano. La prima volta che vidi l'astronave fu quando entrai nell'hangar e dissi fra me e me: questo spiega finalmente tutti questi avvistamenti di UFO. E uno dei motivi per cui si insiste tanto sull'Iraq è che storicamente si tratta di un'area sacra agli Illuminati, perché sotto molti punti di vista è qui che tutto è cominciato. C'è chi sostiene che tra i suoi scopi ci sia quello di produrre delle modificazioni comportamentali e un controllo del pensiero. Ma questa è la mano nascosta che non vedete mai e che controlla i vari Blair e Bush, gli Illuminati, l'antico occhio veggente, secondo la sua stessa definizione. Ora, la rete delle società segrete degli Illuminati. Un gruppo di, diciamo, di illuminati, banchieri. E vedere i leader di quella fazione e i leader dell'altra fazione che sembrino in conflitto non significa necessariamente che non stiano dalla stessa parte, perché chi sta in alto non combatte le guerre che crea. Per contribuire alla creazione di un nuovo ordine mondiale. Per contribuire alla creazione di un nuovo ordine mondiale. Modificando in questo modo lo stato emotivo della popolazione di una vasta area geografica. Siamo dunque alla vigilia di un controllo del pensiero su vasta scala. Il piano si proponeva di controllare la popolazione di qualunque area prescelta attraverso la somministrazione in massa di farmaci veicolati dalle riserve di acqua potabile. Con quel metodo potevano controllare la popolazione di vaste aree, ridurre numericamente la popolazione somministrando farmaci che inducevano sterilità nelle donne e così via. In questo schema di controllo di massa, il fluoruro occupava una posizione di rilievo. E quindi, a fine giornata, per chi stai lavorando veramente? Per le banche. Il denaro viene creato dalle banche e lì deve finire.